Oggi pensavo di parlarvi in particolare dei pesticidi o fitofarmaci. Pesticidi sono delle sostanze che praticamente sono atte a eliminare degli elementi, degli organismi dannosi per l'uomo e per le colture. Sono chiamati anche fitofarmaci perché non dobbiamo dimenticare che queste sostanze sono state e sono utilizzate tuttora per curare e debellare malattie come la malaria, il tifo, il colera, la febbre gialla. Si ricorda sempre la negatività dell'uso di queste sostanze, però bisogna ricordare che questi composti chimici sono utilizzati non solo come insetticidi, come erbicidi, ma vengono utilizzati anche come rodenticidi e come sostanze che ci liberano appunto da alcuni elementi che sicuramente possono essere anche nocivi per la nostra salute. Esiste un regolamento europeo molto molto importante che determina diciamo, l'individuare due parametri, cioè di caratterizzare il pericolo di queste sostanze, e questo si fa facendo tutta una serie di esperimenti che determinano poi la possibilità di individuare quello che è la dose giornaliera ammissibile per ciascuna di queste sostanze. La dose giornaliera ammissibile per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e per l'Unione Europea è nient'altro che individuare quanto di una molecola, quanto di una sostanza può essere ingerito o a quanto possiamo essere esposti nell'arco di un giorno. E l'individuare un certo numero, una certa dose, significa che per tutta la vita noi, se rimaniamo al di sotto di questa dose, siamo in una zona di grande sicurezza. In più, oltre a caratterizzare il pericolo, si deve individuare anche l'esposizione, vale a dire a quanto siamo esposti. E a questo punto, per individuare questo, si fanno delle prove proprio in campo, prove reali. Si prende la sostanza, la si mette in un campo, o campo sulle pesche, sulle vele, sulla lattuga, eccetera, eccetera, e dopo un certo periodo si va a individuare quali sono i residui che rimangono dopo un certo, non so, un giorno, una settimana, 3 settimane, eccetera, eccetera. E la legge a questo punto individua quelli che sono i limiti massimi di residui, vale a dire. In Europa c'è una legislazione che dice che per ogni sostanza che noi utilizziamo nel campo pesticidi, per ogni coltura per cui viene utilizzata, noi abbiamo individuato dei limiti massimi di residui. Allora, a questo punto il gioco è semplice: si compara quello che è la dose giornaliera ammissibile e i limiti massimi di residui, anche molti residui, cioè perché noi possiamo entrare in contatto con una molecola attraverso differenti fonti come, non so, la pesca, la mela o varie, insomma, varie colture. Per cui si fa la somma di tutti i possibili residui individuati dalla legge, e se noi siamo al di sotto della famosa dose giornaliera ammissibile, tutto va per il meglio. Questo è qualcosa che semplifica tantissimo quello che è la valutazione del rischio, è che molto spesso un po' ci si dimentica, perché chi non è nel campo non conosce questo meccanismo, che può durare ben anni, può costare svariate decine di milioni di euro per arrivare a poter provare una di queste molecole. Per finire, due dati. I due dati sono che negli ultimi 10 anni siamo partiti nell'Unione Europea dall'uso teorico di 1.000 pesticidi, e oggi siamo arrivati a 250, cioè un abbassamento molto consistente. E l'ultima notizia, che è la più importante secondo me, è che ogni anno in Europa fanno circa un centinaio di migliaia, cioè 80.000-90.000 analisi su tutte le colture in tutta l'Europa. E quello che è emerso è che questi sono dati dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha sede a Parma, e che ogni anno noi notiamo che praticamente abbiamo lo 0,5% di campioni al di sopra dei limiti di massimi di residui. Però ricordiamoci una cosa: che superare il limite massimo di residuo vuol dire superare un limite di legge. Certamente siamo ancora molto, ma molto lontani da un possibile rischio per la nostra salute.